Ciao a tutti da Piero. Oggi passiamo all'installazione del GPS Neo M8N sulla MicroPix 4. Partendo dal GPS, aprite l'alloggiamento svitando le tre viti che trovate sotto, in modo da raggiungere il connettore d'ingresso dove sono serigrafate le corrispondenze di ogni cavo. E come per il Power Module dovremo operare con il saldatore per collegare i cavi del GPS al connettore gestito a 1 mm che è lo standard per la MicroPix 4. Quindi, partendo dal GPS, prendiamo il cavo rosso VCC e lo andiamo a collegare alla MicroPix 4 in quinta posizione al corrispondente 5V. Poi prendiamo il GND nero dal GPS e lo colleghiamo nella posizione 6 della PX corrispondente al GND. Ora prendiamo il TXD, il cavo giallo, e lo colleghiamo al cavo RX in prima posizione sulla PX. Ora prendiamo l'RXD, il cavo bianco, e lo colleghiamo sulla PX in seconda posizione al cavo TX. Ora iniziamo col primo cavo della bussola, l'SCL verde, e lo colleghiamo alla PX in terza posizione sul pin corrispondente SCL. E ora l'ultimo cavo, il secondo della bussola, quello blu, l'SDA, lo colleghiamo in quarta posizione sulla PX 4 corrispondente al pin SDA. Una volta ultimati i collegamenti, connettete il connettore con il cavo nero ground verso destra alla porta GPS della MicroPix 4. Questa procedura è valida per qualsiasi GPS, può cambiare la posizione dei cavi ma le sigle sono standard. Collegate la MicroPix 4 a Mission Planner, andate su Mission Setup, mandatori hardware, Compass e cliccate sul tasto PXOC PX4 in modo da fargli impostare in automatico i valori standard per la PX4. A questo punto disabilitate il Compass 2 che è quello interno alla MicroPix 4 e lasciate abilitato solamente il Compass 1 che è quello integrato al GPS. Disabilitate anche automatically Learn Offset e procedete a fare la calibrazione della bussola. Ora non vi resta che testarlo, ci vediamo al prossimo tutorial sempre sulla MicroPix 4. Ciao a tutti da Piero.